Allora, Pietro, ti stai fermo. Oi, abbiamo cominciato. Ed eccoci qua, eccoci giunti in questo nuovo. Vuoto lo spirito! Ma fatti vedere questa nuova cintura, guardate che figlio mio. È passato cintura arancione. Bravissimo, per le arti marziali. Nonno si è affacciato perché ha visto la spina. Vieni qua, non vuole venire. Allora, iniziamo subito. Fermati. Allora, iniziamo. Niente, vuoi salutare? Non vuole salutare, basta, basta, iniziamo. Allora, passata Mutti. Abbiamo preso le passate oggi. Oi, subito piglia la roba che interessa a te. Le cose che interessano a te, subito. Vai a vedere. Erano in offerta. Allora, Choco Crave erano in offerta. 2,99 euro. Pietro, però cosa ha speso si può sta qua? Mi faccio la zuppa di cereali. Arocco, vai a posare. No. Allora. Che sta fa colazione? Allora, poi Francesco ha detto che gli mancavano i gran turchese. Cristiane si sta preparando perché deve uscire. Maria Pia non c'è. E Ida neanche. Ragazze, io quando vado a fare spese ultimamente sento puzza di latitanza in questa casa. Va bene. Allora, panini hamburger. Nutella, perché la mattina a volte anche le ragazze le fate biscottate con la Nutella e via. Io non la mangio così. Pizzette. Aspettate, ma mio padre sta cacciando tutto. Aspettate. Fermi, fermi. Non cacciate tutto cose, sennò mi imbroglio. Allora, alette di pollo, queste qua le facciamo domani perché e sabato le facciamo belle con le spezie, con la paprika. Poi ho preso pure, ragazze, il pollo ripieno. E dentro c'è carne, provola. Non so, proviamo. Forse è prosciutto. Pollo ripieno. Altre alette di pollo. Pietro, perché non le posi in frigo? E poi due confezioni di bon roll. Questo è Borroll. Sì. Borrolla sarebbe il polpettone. Passiamo alla prossima busta. Allora, poi Francesco ha visto le zeppole di San Giuseppe. Vado in bagno. Adesso. E zeppole San Giuseppe. Ha visto le zeppole, ha detto. Alfonsina, che dici? 4 zeppole, 4,99 euro, ragazze, non è male. Neanche 2 euro la zeppola. Ho detto, beh, boh, Francesco, pigliallo, io volevo pure fare, però ragazzi, ci vuole troppo di. Mi scoccio. La pastiera la faccio. Uova. Poi ho preso. Però. Ho preso uno di fagioli, uno scatolo di cartone, però ho preso questi qua perché conviene per il prezzo. Fagioli borlotti e uno di cannellini. Poi qui ci sono le passate. Abbiamo preso la passata della Garofalo. Francesco ne era in offerta 1,09 euro. Ne ho prese tre. Ma cosa sono? Le passate. Come quelli di questo? Poi ho preso invece una pelata, le Normale. pelate della Granoro. Abbiamo mischiato un po' le grazie. Che stai facendo? Ma perché ti togli sta cintura? Ti vuoi spogliare? No. Lo fuoi spogliare? No! Vai, vai di là, vai. Così. Poi ho preso una provoletta. Stasera da mangiare provolette. Voglio Che devo mangiare? Tu da mangiare
A provola. Napu. Sto dando nei vizi qua, dare nei vizi. Vabbè. Allora, poi era un'offerta, linea e seta notte, ho preso dei pacchi. 1,85 euro mi sembra. Per le sorelle. Poi Francesco ha preso i Claudia a stracciatella perché piacciono a Ida. A me non mi piacciono. Ma piacciono a Ida, abbiamo detto. Ma cosa, ma perché? Allora, poi ha detto che stasera papà vuole i trofi con il pesto. Non se ne deve proprio parlare. Oh, papà ti ha comprato un'altra cosa, ma ti faccio vedere. E che cosa? Ma ti faccio vedere. Allora, poi abbiamo preso il pecorino. Cosa mi ha comprato? Spiet. Poi tonno, questo qua che era in offerta 2,29 euro. Sempre all'olio di oliva. Marca Scudo, Genova. Pietro, ma mo stai veramente 15 agosto qua. Già. Ma veramente fa caldo. Allora, poi buste di latte della Granarolo. Ma io non vedo cosa. Altri assorbenti, ho preso due pacchi perché ovviamente papà è andato proprio via. Ma cosa mi ha comprato il tuo? Poi era in offerta la carta Scottex. State ferma. La carta Scottex. Preso due pacchi. Perché in genere costa parecchio, questo è pure il rotolo grande. Nessuno 2,29 euro. Perciò l'abbiamo preso. Ma cos'è la cintura dove la mettiamo di solito? Non ci entra. Mio marito ha preso l'alloro, che abbiamo già l'alloro nel frigo. Forse si è dimenticato. Si è ricomprato l'alloro, le foglie di alloro. Perché lui dice che le bolle sul fuoco, perché dice che sono buone. Sono buone a parecchie cose, non so, lo sa più lui che io. Lui si fa spesso si è fatto il decotto di alloro. Allora, poi ho comprato per me, Pietro, anche per me, io esisto anche in sì, questa casa. Lo so, ma cosa mi hai comprato in più, papà? In più, papà, per te. Ti ho comprato i Choco Crepe a te. Soltanto, e basta. E cosa volevi? Tu hai detto che c'era un'altra cosa. Che c'era? Aspetta. Eccola qua, aspetta. No. Allora, poi ho comprato il pane di segale integrale. Che magari a cena o a pranzo, quando mi va, ne mangio almeno metà. Lo voglio anche tostare magari. E l'ho voluto prendere. Poi abbiamo preso anche un po' di pasta, vari formati, tubetti, spaghetti, penne. Ecco qua Pietro dal panettiere della Coop. Ma l'ho detto che era la spesa Coop? Non l'ho detto, spesa Coop. Pietro, li avete stati visti lo giudo però? No. Toglitela! Perché? Si sporca! No. Ok. Allora, abbiamo preso dal panettiere della Coop la pizza. La pizza! Quindi, tamagna. Oh, apri la porta. Mi piace mangiare la pizza. Travis è tornato con Ciccio. Allora, poi ho preso. Allora, ho preso sia il pecorino che il grana padano. Come formato. Poi ho preso la crema al pistacchio per me. E poi vi faccio vedere per un'altra cosa che ho preso, perché a volte capita la mattina, che non tutti i giorni ovviamente, però qualche volta che, oppure per merenda, un desiderio magari di, metterò un po' di crema al pistacchio, perché contiene proteine il pistacchio, come gli arachidi, quindi ho preferito il pistacchio. Teso posto me la dai a busto. Mamma mia. Grazie. Allora. Io me lo chiedo scatole in coppa e sta venuto. Su scatole? Da me. Allora, ho visto queste che sono 5 colazioni della Galbusera. Sono con semi di papavero, semi di girasole, zucchellino, ricco di fibre e fonte di proteine. Quindi, Pietro, finiscila.
Quindi l'ho preso questo per metterci un po' di crema di pistacchio sopra, ma proprio un velo, un veletto. Qua mi sto ammassando di cose, Cristiana non c'è. Allora, poi panini integrali Francesco ha preso. Ecco qua. Francesco, ma che pasta era rotto? Ah, l'ha rotto, ma... E mo? Ragazze, si è rotto, non lo so. Quella magia. Come si è rotto questo coso? Poi Francesco ha preso dei kit, dei salatini, dei mix salatini, così. Perché a volte la sera, così, prima di cenare... gli piace di stuzzicarli. Poi ha preso i ziti tagliati, altre penne. Ragazzi, ultimamente stiamo prendendo di nuovo la rivella, non lo so, è la pasta che ha il miglior prezzo, ma buono malamente, ci adeguiamo. Poi ha preso i colidali. Vieni qua Pietra, vieni. Altri elicolidali. Pietro, facciamo gli elicolidali domenica, va bene? Con il ragù. Con il ragù. Altri ziti tagliati. Prendi spaghetti e una presa. Ah, pure la pasta mista. Tutte pasta e patane. Ma ci fa la provola. Allora, ragazzi, pasta e patate e provola. Poi ho preso gli hamburger sia di bovino che di suino. Buoni. Di bovino e di suino. Di tacchino. Li fa imbrogliare, lo vedi? Ecco qua. Spaghetti, altra pasta. Cristian! Non posso sbattere in mano. Poi Francesco, che è? Si fa bottini a cioccolato, vi piace? Fa fatica? Che si danno a scuopero? Allora. Poi ecco qua l'altra carta igienica. Oh. Insomma, io non vedo la bottiglia che ha giocattato lo tedessi, vero sto? No, che è là che si spray. Che era un gnallo di me busto. Comunque ho preso il petto di pollo, due confezioni perché era pure in offerta. Sono fortissimo. Madonna, ma vedi mamma? Bello, bebè. Allora, altra pasta, sta senza che lo faccio vedere. Rimango in vasa. Ah, vai con, Marone, già tremato. Da me sei fatto il ragù. Domenica, scusate ragazzi, ma ci sono un sacco di mimose in casa, fiori. Allora, poi abbiamo preso il latte, che ragazzi è sceso tantissimo, questo abbiamo detto con Francesco, non è più un prezzo come all'inizio. Non è un prezzo come all'inizio, il granaro 85 centesimi, mamma mia. Mamma, posso fare vedere la metà? Pietro, prendimi sta busta che mi sto uccidendo. Mamma, posso far vedere la metà mimosa? No, ormai non fa avere niente. A roba. Mamma. Pietro, che aiuta a farlo? Ciò che aveva io. Allora, poi abbiamo preso olio per friggere. Che fortunatamente anche questo è sceso. Poi, altro latte, sempre della Granarolo a lunga conservazione. Poi era in offerta Ajax bagno splendente e ne ho approfittato. Chi è? Tieni me, cosa si è spruzzata? Che stai aperto? Boh, non lo so.
Comunque l'ho preso per il bagno sopra. Non lo so. E poi, Pietro, ramasti questa bottiglia qua. Allora, poi, vabbè, non me le faccio vedere tutte. Pidi pure che là, ti facciamo vedere tutte e due, capo, la stessa cosa. Mamma mia, mi è venuto un prurito al naso. Mamma mia. Odoriamo. Allora, ho preso due bottiglie di ace. Che odora? Due bottiglie. State fermo, non odora niente. No, Non è che tieni da odorare, l'ace gentile questo. No, non me ne frega. E la candeggina di... Ma stai mangiando? Ma quello qual è il problema? Allora, due bottiglie di candeggina delicata perché era in offerta. La bottiglia di 2 litri e 3 però era in offerta 2,69 euro. Diciamo che era abbastanza conveniente per essere ace, che costa più di 3 euro. E quello qualcosa. Però è costato 4 euro. No, questo è 2,69 euro, era in offerta. Vabbè, ragazze, questo è tutto. Il mio svuota la spesa. Quando non ci sono le mie figlie sembra un mortorio, ragazze. Però c'è Pietro, è vero? Te non tolgo. E me ne vado. In che senso te ne vai? Proprio dopo che finirà il video. Certo, dove te ne vai? Dal nonno? Mm. Vabbè, ragazzi, allora. Noi abbiamo finito per questo svuota la spesa. Vado a preparare la cena. E ci vediamo in un prossimo svuota la spesa con Alfio e Pietro. Ah, te lo sei imparato, eh? Bravo! Ciao. Cosa? E mangi? Che mangio? Con Alfio e Pietro che mangio? Con Alfio e Pietro che mangio? Grazie di aver guardato il mio video. Grazie che mi seguite sempre. Iscrivetevi a Casa di Alfi. Se vi piace il mio canale, attivate la campanellina. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao.